Bella ragazzi e bentornati in questo terzo episodio su The Dark Picture, The Devil and Me. E però ragazzi, qua ancora non è successo nulla. Cioè capite, noi siamo qua ancora nel menu con il curatore, quel signore lì che praticamente ci sta dicendo che ci accompagnerà nell'avventura. Effettivamente dopo il primo episodio non l'abbiamo più visto. Però vabbè, siamo ancora diciamo circa la prima ora e mezza di gioco, un'ora e venti, circa un'ora e mezza, e quindi effettivamente lui ancora non si è fatto vedere. La vecchina invece in The Quarry si faceva vedere più spesso. Però vediamo, perché abbiamo preso un po' di monete e adesso c'è ovviamente da continuare il gioco. Io vi ricordo sempre di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, la campanella delle notifiche per non perdervi nemmeno un episodio. Andiamo. Ah, figata, proprio perfetto, perfetto. È la fine del secondo episodio. Perfetto. Quindi? Un attimo. Oh, Kate ti manda questo. Abbattere i muri, orientarsi nel labirinto dell'ansia. È una presa per il culo. Penserà che possa aiutarti a gestire lo stress? Proprio per niente. Ma è Breaking Dawn. Non sono stressato, ok? Ti sembro stressato, cazzo? Ero retorico. I tuoi biglietti sono venuti bene. Ah, sì. Il rilievo fa una gran bella differenza. Agli anziani piacciono queste cose. Del mestiere. Anziani del mestiere. L'ho stampato su cartoncino e messo un logo argentato. Cavolo. Avrei dovuto darne uno al signor Dumet. Le hai trovate? No. Ero sicura di averle messe qui, ma non capisco. Gesù. Ragazzi, però... Cioè, se posso dirlo... È disperato, questo vuole le sigarette. Guarda l'altra. Non l'hai fatto tu? Tu guarda. Ci sono solo vestiti e... questo, un avviso di sfratto. Dallo studio. Ho pagato l'affitto dal conto sbagliato e mi hanno respinto l'assegno. Non è nulla. È a posto. Quindi non mi devo preoccupare? Preoccupati di trovare le cazzo di sigarette. Sono sparite. Sparite? Così nel nulla. Secondo te me le hanno rubate? Io non... In realtà Kate ne sarebbe capace. O Jamie. Mi spiace. No, ho capito, ma sta dando la colpa agli altri. No, dai, portiamoci avanti. Niente, portiamoci avanti col lavoro. Ma che scatta ha fatto? Questo posto è enorme, di certo da qualche parte ci saranno delle sigarette. Non puoi farne a meno? C'era un bar alla lobby, lì avranno delle sigarette, giusto? In realtà è vietato fumare nei bar, per cui... Dai, controlliamo. Se le trovi prima tu, ti perdono tutto. Sì, ma ragazzi, ma è tutto un bug, cioè avete visto il labiale, le cose? Ma why? Allora, siamo quindi qui dietro gli specchi, ovviamente ci guardano tutti, ma noi non lo sappiamo. Qua c'è qualcosa? The Yellow Cross. Comunque, il primo libro che ha buttato via, raga. Attenzione, dall'autore del bestseller Il Velo dell'Innocenza, una rilettura in chiave thriller di uno dei più sanguinosi massacri della storia. Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. 22 luglio 1209, in un solo giorno, la tranquilla cittadina di Brazzers diventa teatro di un massacro. Il crociato Simone di Montfort è determinato a epurare la città dal catarismo. Cioè quando praticamente Charlie c'ha troppo catarro perché fuma. Con ogni mezzo necessario, gli ultimi catari... sopravvissuti si sono rifugiati nelle grotte della chiesa di Santa Maria Maddalena, ma non potranno nascondersi sempre. Il più giovane padre, vabbè ragazzi, leggetevelo voi, perché sinceramente a un certo punto, ok, bravi, basta che stoppate il video e ve lo leggete. La storia prende vita in un racconto avvincente ed emozionante. Quindi praticamente diciamo che bisogna capire, ma è un libro dell'albergo o è di Erin? Perché comunque qua ragazzi, questa Lonnit Entertainment, quindi praticamente ci sono dei problemi, non hanno più soldi ragazzi, ma questo lo avevamo capito, c'è lo sfrattoschi. Allora, vediamo un po' in giro, c'è un cappello. È di riserva. Identico all'altro? Mi dona, che ti frega? Ma
Veramente sei andato a controllare tu, Charlie, eh? Quindi non... lei non ha fatto nessun commento prima, ma fa niente, andiamo a vedere. Allora, qua abbiamo questa parte qua chiusa. Ci ha detto che praticamente l'abilità, chiamiamola, quindi lei ha l'inalatore, l'abilità invece di Charlie è quella lì di... Senti, so che non devo preoccuparmi, ma l'avviso della banca... Sei cocciuta, cosa che di solito apprezzo, ma non stavolta. Cioè, ci avviseresti se rischiassimo di perdere il lavoro, vero? È la televisione. Tutti sono sempre a rischio di perdere il lavoro. Certo, ma... Tranquilla, Erin, ti prego. Ho chiarito tutto con l'emittente. Finiremo di girare quest'ultimo episodio e saranno loro a pagarvi, non io. Beh, ma... Dacci un taglio. Va tutto bene, Erin, ok? Ecco, dacci un taglio, per favore, che devo parlare con i ragazzi che stanno guardando l'episodio. Allora, per prima cosa, ragazzi, stavo dicendo che lui ha una... l'abilità sua è una tessera che apre cassetti, praticamente. Ma in più, ragazzi, io qua non avevo buttato Breaking Dawn, quello dove... lui si trasforma in lupo. No, vabbè, raga, scusate, questa la dovevo dire. Era così il titolo, scusatemi. Non era Breaking Dawn. Eccolo qua. Oh, vedete, Breaking Dawn. È dove lui si trasforma in lupo. No, ovviamente non c'entra niente, ok? Leggetevelo se volete. Abbattere i muri, orientarsi nel labirinto dell'ansia. È un bestseller a livello nazionale. Ma non ho capito. Ma sono i libri di Erin o dell'albergo? Perché... No, vabbè, se l'ha buttato via. Ma poi si stanno comportando in un modo abbastanza strano. A parte che in albergo non c'è nessuno, nessuno si fa sta domanda. Questa cosa qui, che nessuno si sta facendo domande sull'albergo, mi puzza. Cioè, è una... Vorrei dire parole accattivanti, ma non... Oh. E questo? Grantem Dumet, architetto? Come cacchio ti chiamo? Vabbè. Ma come biglietto da visita? Trovato uno su cinque? Ma che stai a Dio? No, raga, non mi metterò di certo a trovarli tutti. State tranquilli. È stata una botta di culo trovare questo. Questa è chiusa. Erin, vai piano, che io devo controllare anche le altre stanze. Ah, lei è già andata nel corridoietto? Io controllo qui a sto punto, perché sta cosa qua dei biglietti... Qua? Oh, raga, ma ne stiamo trovando! Ne stiamo trovando. Questa è ancora quella... Ma perché ogni tanto parlano in inglese, ogni tanto il labiale va... Ma che doppiaggio hanno fatto? Cioè, proprio budget buttato nel cesso. 9, ragazzi, siamo a 9. Perché questi valgono uno. Quando trovi quello col teschio, probabilmente è un segreto, tipo uno nascosto, e ti dà più punti, più monetine. Qua siamo nella hall. Ci sono dei quadri che però non possono essere visualizzati. Qua c'è un altro libro. Una porta. Niente di strano per adesso, ragazzi, se devo dirvi la verità. Erin, fai la brava, vai in giro con calma, eh. E questo Grantem Dumet, di nuovo. Vediamo un po'. Cosa dice? Oh, segreto trovato. Caro Grantem, grazie dell'invito. Accetto con piacere. Joseph Morello, di 15 ottobre 2022. Sono sicuro che mia moglie e le mie due figlie saranno felici di accompagnarmi. In questi giorni anche mio fratello Francis è in città e con lui siamo a 5. Mi fido ciecamente di loro e della loro riservatezza. Ma... Signor Morello, buonasera, grazie per avermi permesso di scriverle direttamente. Il suo editore mi ha riferito del suo interesse riguardo la mia proposta. A quanto pare abbiamo una passione in comune. Ho dedicato molti anni alla riproduzione del... No, scusatemi un attimo, ragazzi. Ora qui saltano... Ora se non ne parlano mi girano le balle, perché vuol dire che hai buttato nel cesso un gioco... Non siamo ancora aperti al pubblico perché restano ancora alcuni dettagli da sistemare. In questo senso ritengo che una persona con le sue conoscenze potrebbe fornirci indicazioni preziose e desidero invitarla a trascorrere il fine settimana nel nostro albergo. L'esperienza è pensata per gruppi di 5 persone, per cui estendo l'invito a 4 amici o familiari a sua scelta. Le ricordo che questo soggiorno deve restare strettamente riservato finché la struttura non sarà svelata ufficialmente, per cui le chiedo di non farsi accompagnare da ospiti di comprovata riservatezza. Ragazzi,
Attendo conferma della sua presenza. Qualora il limousine passerà a prendervi alle 19 di questo venerdì sotto il ponte ferroviario. Stessa cosa, quindi sempre nell'ora di cena. Sono certo che troverà l'esperienza molto stimolante. Allora ragazzi, qua c'è grande puzza. C'è grande puzza perché qualcuno è venuto nello stesso anno e adesso non è all'interno dell'albergo. 15 ottobre, va benissimo. Però quello che voglio dire io è che adesso Charlie deve farsi due domande. Riproduzione quindi dell'albergo, ragazzi, è una riproduzione del vero albergo dove il signor 3H ha combinato parecchi macelli, estremamente parecchi, tanti parecchi, tante, ma come, è un labirinto, ma dove... Ma sta a vedere che qua è dove eravamo. Erin, ma tu non mi puoi un attimo guidare? Cioè, siamo persi. È un labirinto del cacchio. Ma sapete che non è lo stesso, la stessa serie di corridoi di prima? O sì? Ma porco schifo. Erin! Allora, andiamo. Sì, due quadri, ok. Ragazzi, non vi preoccupate, non mi perderò. Mi sa che dobbiamo andare giù. Perché lì l'abbiamo... Sul tavolo l'abbiamo già fatto. Ok, andiamo giù, ragazzi. Vediamo cosa c'è. Ehi, Charlie. La prossima stagione mi piacerebbe avere un po' più di libertà con l'audio. Sai, sperimentare. Erin, il tuo attuale contributo all'azienda è già di per sé molto prezioso. Portarti le borse e passare in lavanderia? Beh, certo. Per fare carriera in questo mondo devi partire dal basso. Accettare un po' di gavette. Sai, penso dovresti assumere un assistente. Un assistente? Era un'idea stupida, Charlie, è solo un assistente. Segreto trovato. Libro degli ospiti dell'hotel. Il registro contiene informazioni sul check-in della troupe e dei precedenti visitatori. Ecco ragazzi, qua praticamente ci sono tutte le cose che abbiamo sbloccato, varie cose che poi ci portano forse a scoprire determinati segreti. Alla fine del gioco forse probabilmente ci daranno... Un assistente personale. Più o meno. Così ti aiuto con il montaggio. Come dici? Il montaggio? Il mix audio. Penso tu abbia così tanto da insegnare, tanta esperienza. Sarebbe un'occasione per trasmetterla ad altri. Già, forse hai ragione. E un assistente non perderebbe le mie sigarette, giusto? Esatto. Senti, ti interessa ancora dirigere film, Charlie? Io sto dirigendo. No, parlo di cinema. Grosso budget. E delle star. Erin, tieni a mente quello che sto per dirti. Nel lavoro che facciamo, ed è un lavoro importante, la verità è la star. Ah, giusto. Sì, scusa, Charlie. Quindi tu non vuoi girare film? Cambiamo discorso. Ecco, ma state un po' zitti. Allora, praticamente 19, ragazzi, avete... Io non so se avete visto la lettera che abbiamo letto su del signor Morello, che era stato invitato, è praticamente, ragazzi, del 19 ottobre, mentre noi siamo arrivati il 26. È brutta quella situazione, perché praticamente... Che fanno? Un casino alla settimana qui dentro? Non lo so. Comunque parlano veramente tantissimo, ci sta. Per fortuna sono sparite soltanto le mie sigarette e non tutta l'attrezzatura. Ne sei contento? Doveva essere una cosa normale. Qui è l'attrezzatura, qua c'è qua. Niente raga, per adesso io direi che l'unica cosa che possiamo fare è aprire quella porta, perché per il resto abbiamo già visitato praticamente tutto. Non credo che ci sia altro da guardare in questa zona. Questa è anche chiusa, qui è niente. Perfetto, ragazzi, quello che potevamo fare... Oh! Ma dai! Ma tu non hai la tesserina, scusa? Ah! Ok. Ora dovrebbe potersi aprire. Che cos'è? Oh! Questa è del 92? Grazie di aver scelto Twilight Prairie.
come residenza per sua madre. Lucinda si è già ambientata meravigliosamente. Come sa, invitiamo i parenti a fare visita ai nostri ospiti quanto più possibile. Speriamo di rivederla presto. Linda Price, direttrice. Qua qualcuno ha portato la madre in una residenza, forse per anziani, probabilmente. Signor Munday? Hector Munday, chi è? Sta a vedere che la vecchietta e il signor Munday, magari Hector Munday è il tipo con l'impermeabile? Signori e signori, eccoci qui. Allora, potremmo fare mille altre cose, ma andiamo avanti. Cioè, nel senso, potremmo parlare di mille altre cose, ma finché non abbiamo dei dati. Ehi, forse Dumette è nell'ufficio sul retro. Puoi chiedere a lui delle sigarette. E sei certa, Befana? Niente di che neanche qui. Vai. Successo nella hall? Jackpot. Erin, ecco la chiave. No, però, scusami, Scusami, però, se c'è... Cioè, vabbè, non si fanno domande, raga. Non si fanno domande. Va bene. Non si vogliono fare delle domande. Non facciamocele, no? Che ne dici se vado a cercare un negozio di souvenir? Oggi ho già avuto un attacco d'asma e tutta questa polvere è proprio quello che dovrei evitare. Potrebbe avere delle sigarette. Sicuro? Brava. Ehi là! Allora, prima facciamo un po' la perlustrazza. Ma dove lo trovo, signor Dumette? Negozio di souvenir? Ehi là! Buongiorno a tutti. Sono Chester Bell, vice direttore del Federal Bureau of Investigation. Intorno alle 5.30, ora locale, un team guidato dall'agente speciale Hector Munday, affiancato dalle forze di polizia, ha fatto irruzione in un motel appena fuori Birmingham, Alabama, per arrestare Manny Sherman, noto ai più come il mostro dell'Arkansas. Adottando avanzate tecniche di profilazione psicologica, l'agente Munday e i membri della sua task force non hanno soltanto identificato il sospetto, ma anche previsto i suoi movimenti con infallibile precisione. Il colpevole è ora nelle nostre mani. Un attimo, ragazzi, perché qua ci sta venendo fuori che Hector Munday, cioè quello lì che ha portato la vecchina nella in quella residenza, probabilmente per anziani, la madre è un poliziotto? Ma è un manichino. Wow! Un animatrone. Fantastico. Cosa desidera, signor Dumette? Vorrei un pacchetto di sigarette. Delle sigarette, per favore. Ehi là? Un pacchetto di sigarette. Troppo bello per essere vero, fa niente. Grazie, barista robot. Certo, signore, al suo servizio. Non ci credo, cazzo. Grazie mille, mio amico Automa. Molto gentile. Ma davvero? Altro segreto. Ancora 17 novembre 2017. Vorrei ringraziarla nuovamente per l'incredibile lavoro che lei e la sua squadra avete svolto all'hotel. Le porgo inoltre le mie più sentite condoglianze. L'incidente che ha coinvolto gli uomini della squadra sul lago non può che definirsi una tragedia.
Per onorare la loro memoria ho passato mesi a curare gli ultimi dettagli e posso affermare con orgoglio che siamo quasi pronti all'apertura. Mi permetta di esprimerle la mia più sincera gratitudine per sdebitarmi, sarei lieto di invitare lei e i suoi collaboratori alla grande cerimonia di inaugurazione che si terrà venerdì 17 novembre. Vi prometto una serata spettacolare con intrattenimento a tema e la musica di un quartetto barbershop. Sono certo che trarrete ulteriore soddisfazione per il vostro lavoro quando capirete quali esperienze può offrire l'hotel. Richard Belknap. Ma troppi nomi e troppe cose strane, però intanto ha trovato le sigarette. Sì! Sì! Ah, ovviamente vuole la cifra esatta. Cazzo! Chiedi a Erin se c'ha moneta. No, eh? Fischia, stare qua di fianco a quel coso, sinceramente, avrei preferito di no, eh? Ok, vediamo se riesco con questa. Forse qua. Ok, ho sentito subito il rumorino. Oh! Cazzo. Prossimo offro io. Promesso. Le ha già prese? Sì. Vieni da papà. Perché? Perché finisce male? Ehi. Ehi! Fischia, finisce malissimo lui. Devo trovare qualcosa, ti prego. Ah. Oh, no, 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 ti prego. Andiamo, no! No. E mo? Oh sì. Oh. Ma non ce la fanno con l'audio, ragazzi. Cosa? No, brutto pezzo di merda, non puoi farmi questo! Vecchio rottame, dammi le forze! Dammi le sigarette! Dannato. Ok, ora vado a chiamare il mio tecnico e ti faccio aprire come una scatoletta. Ehi, Charlie! Sì? Sono ancora al bar. Penso sia ora di cena. Dovremmo radunare gli altri. Sì, arrivo. Ma tornerò per te con una cazzo di spranga. Sei solo qui dentro? Chi c'è dietro il bancone? Cosa? Ma che cacchio? Perché? Ehi, ho avuto un'idea per l'introduzione. Vai, dimmi. Vuoi girare? Sì, se portiamo a casa la scena, forse Charlie la smette di riscrivere tutte le mie proposte. Sì. Ok, certo. Beh? Niente. Un secondo e preparo tutto. Dovrei credere che niente abbia quell'espressione? Sì. Quanto vuoi pulire quell'obiettivo? Sto solo preparando. Ah, sì? Sì. Sempre ossessionato dai dettagli, Mark. Corri un rischio per una volta e fai... Ti sei lamentato per una settimana prima di rifiutare quell'offerta di lavoro solo perché avresti dovuto prendere un treno in più. Però, ragazzi, mamma mia, che grossi problemi con la traduzione. Non era il lavoro giusto. Il treno è stata una conferma. Un po' poco. Non ci credo. Puoi anche non crederci. Dai, giriamo questa scena. Usiamo la luce naturale, facciamo da soli. La lobby aveva un lucernario? Non ricordo. Basta che appaia decente. Dai, dai, su. Fai il figo, dai. Sei perfetta in ogni luce, tranquilla. Cerchi di addolcirmi? Eh sì, funziona. Un pochino. Oh, va bene.
Mark, perché fai credere a tutti che ti ho mollato io? Se Jamie sapesse la verità, mi darebbe tregua. Forse lo danno per scontato. Non so se sia adorabile o egoista. O entrambe. È quasi l'ora d'oro. Troveremo un buon posto. Non capisco perché voi fotografi la chiamiate così. Durerà forse 15 minuti. Sì, ma solo se non si ha un buon riflettore. 15 minuti. Non uno di più. Dai, cerchiamo una buona luce e iniziamo. Grazie per l'aiuto. Ti servo solo perché hai le braccia troppo corte per un buon selfie. Non ho le braccia corte. Bene ragazzi, non ho voluto addolcire troppo la cosa. Dalla balconata c'è una buona prospettiva. Cerchiamo come salire. Sbaglio io o non siamo arrivati da questa direzione? Com'è la casa nuova? Non mi lamento. Ti piace? Va bene per tenere le cose e dormire, ma un contratto breve, così posso cercare con calma qualcosa di meglio. Sembra... un buon piano. Mi hai detto di andarmene e io l'ho fatto. Era un complimento. Sì, sì, certo. Questa è chiusa, ragazzi. Ero preoccupata che stessi dormendo sul divano dello studio mentre ti sbattevi alla ricerca della casa perfetta con le pareti in tinta e a due passi da una stazione dei treni. Ehi, fermo lì, bello. Controllavo la luce. Ricordi il discorso sulla privacy? La mia stanza deve restare un privato spazio sicuro. A volte la terapia mi sembra utile. Altre volte crea solamente delle regole idiote. Visto che domani non potremo, a te va bene se passo a prendere le mie cose il prossimo weekend? E niente. E si conclude qua il grande disco. Parlano quando devo parlare io che vi voglio dire qualcosa, però quando lui fa delle domande lei non risponde. Fantastico. Oh. È successo? C'è qualcosa qui dietro. Ed è chiuso, ovviamente. Ci posso arrivare solo da lì. Che però è chiusa anche quella, sembrerebbe. Beh, proviamo a trovare un'altra strada. Lei è lì, giustamente, che aspetta. Io... perlustro un po' sperando di trovare monetine o robe varie. E invece non trovo nulla. Ok. E qua dove siamo? La biblioteca? Se Dumet ci trovasse qui, avremmo infranto una delle regole. Beh, aveva detto di non curiosare. E noi abbiamo quasi sfondato una porta per entrare qui dentro. Noi? Ok, forse dovremmo fare attenzione. Probabile. Ah, forse non siamo del tutto soli. Già, Dumet sembra uno che si incazza parecchio se non rispetti le sue regole. Sì? E quando l'hai capito? Quando ci ha tolto i telefoni come gli adolescenti? Effettivamente, ragazzi, cioè loro non si stanno facendo nessun dubbio. Merda. Che cazzo di paura. Anch'io mi sono cagato addosso. Va bene. Ok. Joseph Morello. Attenzione ragazzi, questo è Morello, cioè quelli che erano in visita prima di noi e stavano facendo anche loro. Ah, questi chiamano tutti quelli appassionati alla storia di Holmes, probabilmente. O comunque che ne scrivono, che ne parlano, per metterli a tacere. Cioè, è una roba incredibile. E qua? Quanti ricordi. Cavolo. Alle medie incidevo sempre sul banco. Ribelle? Bisogna capire che tipo di incisione è questa, ragazzi. Boh, raga, diciamo che siamo in una situazione abbastanza strana, perché... siamo venuti qua per trovare luce. Lui ha visto quella stanza lì. Oh, oh. Ah sì?
Allora, così non ci arriva, però se usa il cavalletto... Sbam! No! Merda! Meno male. Vabbè, a parte che cosa poteva succedere? Cadeva per terra, non ho capito. Ritaglio di giornale. Il signor Robert Hall e consorte di Silver Spring annunciano la nascita della figlia Marilyn, avvenuta il 10 giugno. Al White Oak Hospital. E cosa c'entra questo con l'albergo? Bisogna capirle queste cose, capite? Oh, attenzione! A nome della figlia Lucinda Mund... I nonni George e Irene Mundai di Silver Spring annunciano con orgoglio la nascita del nipotino. Quindi praticamente è il nipote di Mundai. C'è la famiglia Mundai qua dentro, in qualche modo. Sì, appoggialo per terra, tanto sei a casa tua e decidi tu dove mettere la roba. Non lo so, ragazzi. È strano perché proprio loro se ne fottono completamente di tutto. Guarda la carta da parati. E che cos'ha? Questa roba è preistorica. Beh, qui dentro è tutto preistorico. È una sorta di... Mi aspettavo di... degli esterni d'epoca, ma degli interni restaurati. Alla fine avevamo ragione, ragazzi, è una sorta di biblioteca, no? Questa è aperta, balcone. Ci deve essere un passaggio. Ma che è Tomb Raider, ragazzi? Ma devo trovare il passaggio attraverso la biblioteca, sembra non capisco. Sembra che Dometti voglia preservare tutto. Non sarà facile in mezzo al nulla. Vabbè, anche l'unica... a me piace l'antiquariato, ma prima o poi devi arrenderti al passare del tempo. Allora, l'unica è arrivarci da... Da dove, no? C'è un altro passaggio. Le cose marciscono. Passo... Marcio! Giusto! Che? Da quando siamo arrivati, sento un odore impercettibile, distante. Non lo inquadravo, è decomposizione. Là, vedi la chiave? Devo solo raggiungerla. Grazie. Ah, ok, quindi non devo raggiungere quella stanza, ma aprirla con la chiave, perfetto. È una vecchia casa. Pesci morti spiaggiati a riva, animali nel bosco. Può essere tutto. Ormai è morta qualunque cosa sia. Ragazzi, questa è una cosa pessima, nel senso che non è fantastica questa cosa. Cioè, sentire la puzza di marcio così, decomposizione, roba del genere, ragazzi, fatevi due domande, ma... Ok, però loro vedono tutto vecchio ed effettivamente dicono, vabbè, è normale che sia così. Oh, qua non ti cacchi addosso delle vertigini? Cioè, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Come se fosse a casa sua, oh. Questo va in albergo. Quindi basta spingerlo di là, dite? Dai, raddrizzati. Ok. Proviamo. Ma perché stiamo facendo sta roba? Cioè... Giusto per raggiungere una chiave per vedere se c'è una stanza che ha abbastanza luce per fare delle foto. Ma che scherzo è? Keep your head down. Sì, sì, ogni tanto parlano in lingua originale. Nessuna monetina? Ah no, ma qua c'è proprio un passaggio. Oh no. No. No, chi... Dov'è la telecamera? Forse sulle luci. Mannaggia, c'è qualcuno che ci guarda. Oh, cos'è? Non posso... Ok, sono delle travi che potrebbero essere tolte forse con un piede di porco o qualcosa del genere. Andiamo invece di qua a vedere un pochino che cosa succede. E dove lo porto? Ah, forse devo... Davanti alla finestra? Ok, forse ho capito, ragazzi. Allora, facciamo così. Mamma mia, ma che è? Non mi aspettavo sicuramente di dover fare questa roba qui con i mobili, comunque. Cioè... Ok.
Opla. A ranocchio, come nel secondo episodio. E ma c'è un problema. Mark, va tutto bene? Arrivo subito. Sì, tutto a posto, solo che ogni tanto mi parte l'audio in lingua originale, mi sento un po' strano. Non riesco a parlare in italiano ogni tanto. Allora, vediamo se... Ma che c'ha le ruote sto coso sotto? Beh, può essere, comunque tanti scaffali delle biblioteche sono fatti apposta per essere comunque spostati. E quindi ci può tranquillamente stare, che abbia del, comunque la possibilità di essere scorrevole con delle rotelline. Ci può stare, soprattutto in America si usa molto avere gli scaffali delle biblioteche che si spostano. Perfetto, ma non trovo nulla. Comunque ho qua vertigini zero. Beh, ci può stare, non era altissimo, però... Niente al buio. E questa è chiusa, e quindi... Ah, ma guarda te. You can do this. Vedete, ogni tanto gli parte la lingua originale. Madò. Ah, era salito anche lì, vabbè. Balconi. Ok. Sì. E quindi è la prima porta, ragazzi. Qua non c'è niente. Vediamo se adesso si apre dall'interno. Sì. Allora, quella con la scritta... Ah, eri già là? Fischia, oh, non ti si può dire niente. Vediamo un po'. Apriti sedano. Oh. Su, coraggio. Non è così alto, dai. Sì, dillo un po' alle mie vertigini. Ma sei fatto adesso i salti in mezzo agli scaffali? Ma che è? Ma ha fatto... Va bene. Ma sì, dai, non preoccuparti, ma che te frega. E che ti preoccupi? Il tuo look è sempre perfetto. Sei una bomba, come sempre. Che marpione, oh. Cioè, ragazzi, però è sempre comunque, non è... Ah no, beh sì, qua è un piano in più, dai. Ci può stare, un piano in più. Allora, vediamo se abbia lasciato qualcosa dietro, non credo. Infatti non c'è nulla. Peccato perché volevo delle monetine o comunque qualche segreto. Qua c'è qualcosa. Ma questo è degli sposini del primo episodio. Porca. Kate, vieni qua. È il suo cappello. Di chi? Di H.H. Holmes. Ah, lo vuole prendere? Cazzo! Stai bene? No! Questo cazzo di coso è sbucato fuori dal nulla! No! Ma che cazzo? Visto? Che cos'è? Una specie di animatrone? Sì, è piuttosto inquietante. Non ti può far niente. Eri terrorizzata. E tu lo eri anche di più. Ehi, Charlie, sono le 8. Ora di cena. Cavolo, non abbiamo girato. C'è ancora tempo. Coraggio, non facciamo aspettare Charlie o non sapremo come finirà. Ehi, fa la brava con Charlie. È lui che esagera e dà di matto solo perché faccio il mio lavoro. Sono io che sto alla telecamera, non lui. Ammettilo, ci sei andata pesante con lui. Non dico che hai torto, ma... Giustamente, se tu lo aggredisci, lui risponde a tono. È colpa sua, Mark, non mia. Ah,
Charlie è un po' rompipalle comunque, bisogna ammetterla questa cosa. So che Charlie può essere un rompicoglioni. Hai visto i suoi appunti? Sì, li ho visti. Molti suoi testi sono inutilizzabili. Magari sono anche ben scritti, ma non basta. Io lo aiuto, ma lui non fa che prendersela con me. Perché lui crede che usi lo show come vetrina personale. E anche se fosse? Vabbè, ma scusate, ma uno fa anche l'attore non solo per fare un bel film o per fare un bello show. I registi sono fatti così, è il loro lavoro. Hanno una visione e anche l'ego gioca la sua parte. Per questo io punto la telecamera e basta. Non lo autorizza a fare lo stronzo? No, ma mettiti nei suoi panni. 40 anni e non ha ancora sfondato. Kate, questo è il suo unico programma vagamente di successo. Può darsi. Non mi importa. Prima o poi me ne andrò dalla Lonnit Entertainment. Vattene finché puoi. Un po' di delusione, dai. Magari potremmo andarcene insieme, come una squadra. Mark, questo non è quello che vuoi. Per te è solo un lavoro con cui farti conoscere come fotografo. Non puoi sperare. Lo so. Odio questi cazzo di documentari di merda. Charlie non sa scegliere un'inquadratura, figuriamoci raccontare una storia. E allora cambia. Hai ragione. Charlie ci rimpiazzerebbe in un secondo se soltanto non gli convenisse tenerci. Ci sta usando. Io merito di meglio. E anche tu, tutti noi. Kate? Mark? Cena pronta? Si mangia? Sì, arriviamo. Bene. Ci ha sentiti? Ovvio, Mark. Che va anche bene, a chi se ne frega. Oh no, ancora il tizio. Però questo mi pare più cattivo. Cioè questo qua non è quello con l'accappatoio giallo per ora che mi ha dato sensazioni di cattiveria. È questo che fa le cagate con i corvi, con questa specie di automatron. Però... Ma chi ha cucinato? Scusate, posso farvi sta domanda ragazzi? Importante? Vai Mark, diglielo, chi è che ha cucinato? Che dite, verso del vino? Oh sì, ti prego. Qualcuno ha visto Dumet? Non lo aspettiamo? Versa, Mark. Ma, vai. Perché non presentarsi alla sua cena? Non è che lo avete fatto incazzare, vero? No, papà. Sarà svanito nel nulla come tutte le altre fonti della Lonnit Entertainment. Kate, dai! Ehi là! Signor Dumet! A tavola! Signor Dumet! Le dona molto il nuovo taglio. Abbiamo iniziato dal vino, le spiace? Dumet? No, non si farà vedere. Ma perché mai? Avrà letto quello che hai twittato dalla sua limousine. Ma io non... Di che parli, Jamie? Se n'è andato con il traghetto. Come? Quando? Appena saliti nelle camere. È andato? Sicura? No, no. Ti sbagli. So bene quel che ho visto. Perché andarsene? Ma non ha alcun senso. Era lui e una bambina. Erano molto di fretta. Avevi ragione. C'era una bambina. Li ho visti insieme, mentre cercavo la mia stanza. Sarà sua figlia, giusto? Non aveva accennato a una famiglia? Non ricordo. A parte questo, perché andarsene? Significa che siamo rimasti soli. Perché invitarci qui, cena inclusa, per poi andarsene? Rabbia. Ma rabbia è inutile in questo momento. Avrà avuto le sue ragioni, forse è sopraggiunto un imprevisto. Magari ha ordinato la pizza e consegnano solo fino al molo. Questo può tornarci comodo. E come? Beh, pensate. Siamo ancora qui, in un'ambientazione perfetta. Il piano non cambia di una virgola. Avrà avuto un motivo per andarsene. Non saltiamo a conclusioni. O forse è completamente pazzo. Non sarebbe la prima volta che Charles trova un esperto che è solo un patito di serial killer. Non dico di essere d'accordo con te, no.
sia mai. Ma pensavo la stessa cosa. Dumet è un bidone. Ma questo non spiega perché ci abbia abbandonati. Doveva tornare per avere un alibi. Che vorresti? Ovvio. Così, quando troveranno i nostri cadaveri sulle sponde del lago, avrà una scusa plausibile. No, basta, Jamie! Non peggiorare la situazione. Non sei d'aiuto. Ok, va bene, ma non prendetevela con me se poi finite morti. Perché fai così? Per dire. Non hai trovato le sigarette, giusto? La fregatura è che avevo trovato un distributore, ma come tutto in questo posto di merda è vecchio e guasto. E che facciamo? Restiamo qui e fingiamo di mangiare? Qual è il piano, Charlie? Forse se restiamo tutti seduti qui e incrociamo forte le ditine, le fate della post-produzione monteranno la puntata al posto nostro e la manderanno alla rete. Un brindisi alle fate della post-produzione e ai piani di Charlie. Perché dovrei brindare a tutti? Ma sì, dai. Ok, io vorrei brindare a tutti voi. Giuro. So di essere bersaglio della vostra ironia e che fa parte del mio ruolo di patriarca di questa famiglia. Mark e Jamie, voi due da soli lavorate come foste 10. E Kate, nonostante i litigi, tu del programma sei l'anima. Tu catturi il pubblico. No, dai. Meschinità non mi va assolutamente. E infine la nostra nuova recluta, Erin. Saremmo persi senza di te. Sei l'unica che stia attenta a ogni più piccolo dettaglio. Beh, però si è alzato... Vi ringrazio per l'impegno. Salute. 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 Mazel tov. Forse abbiamo migliorato i dialoghi, perché comunque lui è riuscito a... Con quello che c'è qui... Lo show farà un salto di qualità. Sì, se riprendiamo tutto. Sì, mi sa proprio che ci ha sentiti. Non sarebbe così dolce se ci avesse sentiti. Forse non è esattamente il momento giusto per parlarne. Hai iniziato tu. Che dici, Kate? Niente di importante, stavo buttando giù qualche idea. Penso che lei risalterebbe di più se rendessimo gli sfondi molto paurosi. Fattibile. Solo io trovo strano che Dumet non sia qui. Beh, io dubito che verrà. Da dove vuoi iniziare, Charles? Sei tu il capo? Grazie. Mi sembra più sensato iniziare dalla lobby. C'è ancora abbastanza luce per girare ed è il luogo nel castello della morte dove tutto inizia. Con quella luce naturale basterà aggiungerne un paio artificiali. Facciamo sembrare ci siano lampade a gas. Perfetto. E se arriva Dumet? Vabbè, chi se ne frega. Gliene dirò 4, ma vaffan bro. Se tenterà di fermarci gli farò un bel discorso. La situazione è colpa sua. Bene, prendete quel che serve e ritroviamoci nella lobby. Cerchiamo di essere il più professionali possibile da qui in avanti. Niente errori. Precisione. Se dovesse tornare, non voglio che ci veda cazzeggiare o discutere. Ben detto. Sarà fatto. Giusto? Bene. Ottima risposta. Non ci metterò molto. Bene. Bene. Ma perché il vino era... Bene. Raga, ma perché il vino non è in piano... Ma che c... Oh no. È Charlie.
Era Charlie, raga. Che cazzo? Ehi là? Ragazzi, siete voi? No. Raga, qua c'è qualcuno che soffre. Usa R per puntare il microfono direzionale e trovare l'origine del suono. Segui i rumori che provengono dai muri. Io direi di fermarci qua, ragazzi, perché veramente ne ho viste troppe. Raga, fermiamoci un attimo perché davvero il gioco sta prendendo una piega. Secondo me da adesso in poi succede il casino. Anche perché credo che ormai Dumette se ne sia andato. Da ora in poi sono solo loro, quindi solo casino, a mio parere. Altra cosa davvero strana è che troppi errori all'interno del gioco, ma proprio di sviluppo. Cioè il vino era praticamente così, ragazzi. Era piegato, vabbè. Ok, le voci che vanno e vengono, meno male che ho messo i sottotitoli. A volte inglese, a volte lingua originale, a volte no. Boh, e questo lo tralasciamo. Per quanto riguarda la storia, raga, io continuo a pensare che la vecchietta e l'uomo con l'impermeabile non c'entrino niente con chi sta costruendo i vari automatron o comunque a chi sta architettando la cosa, perché lo vediamo sempre con un vestito completamente diverso e con dei guanti bianchi, quindi non è l'uomo con l'impermeabile giallo. La vecchina è anche imparentata col poliziotto, quindi non c'entra con Dumette, Holmes, eccetera, eccetera. Che roba, ragazzi, veramente. Io da adesso in poi voglio capire, perché lei sta sentendo dei suoni, probabilmente le vittime. Sapete cosa mi viene in mente adesso? L'unica cosa che mi viene in mente, poi chiudiamo il video. I Morello erano una settimana prima di noi qua. E se qualcuno che sta soffrendo adesso, le voci che sentiamo, sono qualcuno dei Morello della settimana prima, che è ancora intrappolato da qualche parte? Lo scopriremo nel prossimo video, ragazzi. Like, commento, iscrizione, campanella e alla prossima, ragazzi.